Salve a tutti, sono Giovanni Murru, vicepresidente dell'Associazione Universitaria Studenti Forestali di Nuoro. Questa sera il direttivo continua il suo ciclo di webinar con un tema ambientale molto interessante, anch'esso inserito nell'iniziativa in rete di ASU Italia. Come tutti gli altri webinar, sarà anch'esso registrato e quindi sarà possibile rivederlo successivamente presso le pagine Facebook di ASU Italia e ASU Nuoro o sul canale YouTube di ASU Italia, su cui poi verranno successivamente caricati tutti gli altri webinar di ASU in rete. La partecipazione al seminario attribuirà 0,25 CFU per ogni studente iscritto all'Università degli Studi di Sassari che si è iscritto e ha richiesto ha fatto richiesta al nostro Google Form. Per chi vorrà l'accreditamento di CFU è necessario commentare con nome e cognome la diretta. Quindi vi invito a commentare il più possibile. Ringrazio vivamente l'Università degli Studi di Sassari che ci ha concesso il patrocinio per il regolare svolgimento di questo webinar dal titolo Deposito delle scorie radioattive in Sardegna, sviluppato dai nostri due relatori, il geologo dottor Fausto Pani e il dottor Arnaldo Cecchini, già professore presso l'Università degli Studi di Sassari. Ringrazio entrambi per la loro disponibilità e infine colgo l'occasione per ringraziare vivamente la nostra professoressa Chiara Rosnatti, che farà da moderatrice a questo webinar, a cui passo volentieri la parola. Buonasera. Salve a tutti, intanto ringrazio i miei giovani studenti di questa opportunità di poterci confrontare su un argomento che ormai è sui tavoli di tutti quanti, tra preoccupazioni, opportunità e discussioni, che ogni tanto si riattivano. Sono anni che si parla del problema del deposito delle scorie, sono anni che la Sardegna torna in ballo come potenziale sito. E per cui io invece ringrazio i miei due amici e colleghi, il professor Vivo Cecchini, che è stato professore di urbanistica al Dipartimento di Architettura dell'Università di Sassari, della sede di Anghero, con cui abbiamo vissuto molte avventure e molti confronti, e con il dottor Fausto Pani, il mio geologo di riferimento, sempre pronto ad accettare la sfida del confronto. Quindi l'argomento è particolarmente bollente. Noi cercheremo di confrontarci su questo tema, cercando di affrontarlo in maniera non emotiva, ma trovando il modo di dare informazione sui dati, porre quesiti e cercare di rispondere ai quesiti di chi ha fatto già delle domande o a chi farà delle domande lungo questo incontro. Sulla base delle domande che sono arrivate, Fausto, sei storto, ti metti dritto, ecco, grazie. Sulla base delle domande che sono già pervenute, abbiamo deciso di dividere la presentazione, almeno la prima parte della presentazione, in due blocchi. Uno dedicato più ad aspetti tecnici, che rispondono appunto alle domande riguardanti il perché la Sardegna è una delle regioni che potrebbero essere candidate ad ospitare il deposito delle scorie e perché sono stati selezionati 14 siti possibili in Sardegna, quindi quali sono le caratteristiche di scelta. Quindi parleremo più degli aspetti di carattere tecnico. L'altra parte invece che vedrà Vivo Cecchini dialogare con noi riguarda le metodologie di partecipazione pubblica all'interno dei processi decisionali. Questo è un argomento che vale sempre, qualsiasi decisione debba essere presa che coinvolga una comunità e affrontarlo nel campo della scelta dei siti delle scorie, specialmente vedendo anche quanto questo argomento coinvolga tutti nel dibattito, tutti si sentono in qualche modo colpiti, credo
credo che sia veramente importante, quindi chiederò appunto a Bibo di rispondere a tutta una serie di sollecitazioni che sono arrivate. Io inizierei quindi con Fausto e chiederei a Fausto di illustrare un po' quali sono stati i parametri, i criteri che sono stati adottati per la rosa, la scelta di rosa dei siti a livello nazionale, ma in particolare a livello sardo, e poi parleremo delle difficoltà, cioè se ci sono elementi che possono farci riflettere sull'opportunità di avere dei siti dal punto di vista tecnico in Sardegna. Allora Fausto, ti lascio la parola e bene, ti ascolto, nel caso ti interrompo se arrivano altre sollecitazioni. Con piacere. Bene, il problema chiave dei materiali di cui si parla, io giusto per farvi sorridere, vi presento un sassolino che ha, dunque dovremmo essere qua, delle piccole chiazzette colorate di giallo, che vedete. Questo è un normale sasso proveniente da un luogo che in Sardegna ha prodotto materiali radioattivi. Forse l'unica coltivazione, o meglio l'unica ricerca mineraria che in un ambito anche frequentato, che è la zona di Poggio dei Pini, dietro Capoterra, dove sono state negli anni 80 fatte delle ricerche per materiali radioattivi, per l'esattezza l'AGIP nucleare ha lavorato là. Ora, questo cosa vuol dire? Che alle spalle di Capoterra c'è un monte pieno d'uranio, materiali radioattivi? No, scherzo. Questo era semplicemente per dirvi che materiali in una certa concentrazione non è raro trovarli in natura. In Sardegna ci sono non meno di 15-20 siti dove ci sono materiali radioattivi naturali. Non vi dico quanti sono quelli che ospitano materiali radioattivi non naturali, non indigeni, ma quello che vorremmo è che ce ne siano il meno possibile non indigeni di nuova provenienza. Allora, il primo aspetto per ospitare qualcosa di delicato, qualcosa di significativamente, pericoloso, non in modo assoluto, ma pericoloso. Molte cose sono pericolose in natura, materiali radioattivi provenienti dallo smantellamento di una centrale in linea di massima contengono un quantitativo di radioattività, un'emissione che può produrre dei problemi se qualcuno ci staziona per un certo tempo, ossia se qualcuno si espone a una emissione di radioattività per un tempo rilevante. Per cui, quali sono gli aspetti che possono guidare istintivamente il posizionamento di un deposito per rifiuti? Deve essere un luogo non sismico, deve essere un luogo non esposto a vulcanismo, deve essere un luogo nel quale non sono presenti strutture tettoniche, cioè faglie, pieghe attive. Non deve essere un posto franoso, non deve essere un posto inondabile, non deve essere un posto nel quale ci sono acque circolanti sotterranee di una certa importanza. Magari in particolare acque sotterranee circolanti di provenienza termale, perché hanno una capacità di alterare le caratteristiche dei materiali che possono ospitare, che devono ospitare i rifiuti. Qual è il problema più grande in questa ricerca dei siti? Il problema più grande è che la Sardegna è uno dei luoghi meno sismici d'Italia, per cui a priori Sardegna e una parte del Piemonte e la Puglia sono un luogo interessante.
Diciamo che uno dei primi criteri è stato quello. Esistono delle linee guida che si chiamano GT29, che sono state prodotte e definiscono il protocollo con il quale andare a caccia dei luoghi plausibili. Quelle linee guida tra i primi criteri di ammissibilità definiscono la non sismicità. Il nostro problema più importante è sapere qual è stata la cura con la quale l'ente preposto alla custodia dei siti si sia dedicato in modo approfondito alla ricerca dei siti, qual è la qualità delle informazioni che ha utilizzato e qual è la scala del dettaglio che ha utilizzato. Tutto questo è codificato fino a un certo punto. Io posso dirvi che nell'aver scorso la sequenza dei siti sardi avrei molte cose da dire su molti dei siti. Non certo riguardo alla sismicità, ma rispetto per esempio a problematiche di inondabilità, rispetto alla presenza di acque di origine termominerale, quindi acque termali, rispetto a cose che non mi riguardano direttamente da geologo, ma che mi riguardano come studioso del paesaggio, che sono la presenza di beni culturali, la presenza di sistemi particolari, la presenza di agricolture tipiche, la presenza di suoli di una certa rilevanza e di una certa importanza, cosa che capita in molti dei siti. Ora, tutto ciò mi dà da pensare perché se questa è la sequenza dei siti scaturenti dal primo livello di approssimazione della ricerca, mi viene da pensare male su come sia stata fatta la ricerca, o meglio. So già che alcuni dei parametri utilizzati sono stati considerati senza conoscerne il livello di dettaglio, per esempio le informazioni derivanti dal piano di assetto idrogeologico, le informazioni derivanti sulla inondabilità e le valutazioni che andrebbero fatte su inondabilità rispetto a quella che è la vita del deposito. Tra virgolette temporaneo, stiamo parlando di un deposito che deve vivere 300 anni, temporaneo sì, ma è almeno 4 volte la vita media di un italiano. Alcune cose mi lasciano dei dubbi. Ovviamente questo potrà essere approfondito in una seconda battuta. Ma potrebbe voler dire già che alcuni di questi luoghi avrebbero già dovuto essere esclusi in quanto non coerenti con i criteri di base della GT29. Alcuni proprio per i motivi di cui vi parlavo. Se volete, pian piano si può scendere in un dettaglio progressivo, ma consideriamo la cosa per quello che è. Io per ora, Chiara, mi fermerei qui, non andrei oltre, ma sono qui e rimango a disposizione per fare passi di approfondimento successivi. Certo, però volevo chiederti un'altra cosa. Tu hai letto un po' il report, no? Dei siti. Volevo sapere, si parla di scorie a bassa, molto bassa radioattività per il deposito definitivo. La costruzione di un deposito di questo genere, da quello che ho capito, è un deposito di tipo superficiale, mentre per quanto riguarda il deposito definitivo per scorie ad alta radioattività, quelle provenienti dalla dismissione delle centrali nucleari, si parla di deposito geologico.
All'interno del rapporto mi è sembrato di capire che i siti identificati devono servire ad ospitare le scorie a bassa radioattività, ma anche essere fungere da deposito temporaneo di scorie ad alta radioattività. Quindi le scorie a bassa intensità sono quelle che penso abbiano una semivita di qualche centinaio di anni, mentre se parliamo delle scorie ad alta intensità si parla di una scala di migliaia di anni. Le caratteristiche geologiche che dovrebbe avere un sito in grado di ospitare scorie ad alta intensità, quali sono? E secondo te esistono dei luoghi in Sardegna che potrebbero ospitarle? Perché il rischio è che nulla di quello che viene definito come temporaneo poi diventa definitivo, anche perché trasportarle qui temporaneamente per poi identificare a scala nazionale un sito di stoccaggio definitivo, io non ce li vedo spostare avanti e indietro queste storie. Potrebbe essere un cavallo di Troia quello del deposito definitivo per scorie a bassa intensità superficiale con il parco tecnologico e compensazioni economiche di una certa rilevanza? La domanda... Questa è una domanda spinosa senza fare riferimento al filosofo, ma spinosa brutalmente, nel senso che ovviamente noi siamo oggetto di posizionamento di un numero di siti per un deposito definitivo di scorie a bassa intensità e provvisorio delle altre. Stiamo parlando, mi sembra, di 60.000 tonnellate in un caso e di 18.000 nell'altro. Quelle che arrivano ad alta intensità, che dovrebbero a medio alta intensità, che dovrebbero venire parcheggiate in doppia fila qui in Sardegna, sono delle scorie che dovrebbero poi andare a finire in un deposito di tipo geologico, in un deposito sepolto con caratteristiche di alta capacità di contenimento. Il problema è un po' il solito, come dicevi tu, quello del cavallo di Troia. Poi in Italia le cose provvisorie sono le più definitive in generale. È banale pensar male in questa direzione. In particolare il problema più grosso è legato al fatto che le scorie ad alta a medio-alta intensità debbano venire in Sardegna, quindi essere trasportate via mare una volta e poi essere ritrasportate via mare una seconda volta. Per cui se la Sardegna ha un problema di insularità sotto questo aspetto, il tornare indietro è un raddoppiare il pericolo, sapendo che questo pericolo in qualche modo c'è. Ora, qual è l'ulteriore problema? L'ulteriore problema è che tutta una sequenza di siti che avrebbero potuto essere interessanti sono stati esclusi dalla selezione perché la Sardegna è un luogo di grandi superfici destinate a aree militari e le nostre grandi superfici sono sostanzialmente luogo di poligono, quindi zona di tiro, sorvolo, esercitazione, via dicendo, e tali aree sono quelle comprese nei criteri di esclusione. Curiosamente, una parte di queste aree, essendo proprio da una parte militari, mettiamo poligono di Quirra, poligono di Capo Teulada, poligono di Capo Frasca, sono tutte aree che sono già state utilizzate e contaminate, almeno in parte. Quirra e Teulada sono contaminate. Teulada talmente contaminata che chi parlava di dismissione
è stato contrastato con un'affermazione del tipo: questo luogo non è decontaminabile. E questo sarebbe un fatto. Quindi quello sarebbe già un luogo al quale aggiungere qualcosa non creerebbe particolare o rilevante preoccupazione. Invece in Quirra una delle grandi particolarità è il fatto di essere fortemente distanti dai centri abitati, da avere grandi aree prive di presenza umana, fatta salvo che non sia quella rurale, quella distribuita per motivi zootecnici o che altro. Queste sarebbero criteri di selezione di quei siti per il posizionamento, ma il criterio di base della esclusione per in quanto siti di rilevanza militare li fa escludere a priori. Il gioco avrebbe potuto essere diverso: una parte di quei siti militari non utilizzabili quale poligono, perché effettivamente non utilizzati come poligono, perché l'area è talmente vasta che non vengono utilizzati come poligoni nella loro interezza, una parte di quei siti tranquillamente avrebbero potuto essere destinati a questo. Ricordate che l'area di riferimento è un'area di 900 di 90 ettari, ossia stiamo parlando quasi di un chilometro quadrato. Un chilometro quadrato che posto, per esempio, tra Tuili, Las Plazas e Barumini, sta a due passi dal castello di Las Plazas, a due passi dal monumento UNESCO del nuraghe più noto di tutta la Sardegna, nuraghe tra i più visitati di tutta la Sardegna, e comunque a entro 2 chilometri da qualsiasi centro abitato attorno. E su questo potremmo aprire una grande discussione. I luoghi più disabitati, meno utilizzati della Sardegna, meno esposti alla cioè che meno espongono persone e luoghi alla contaminazione, vengono esclusi per motivi, per scelte strategiche, in quanto, per esempio, appunto, poligoni militari. Qui mi fermo. Allora, adesso invece proviamo su una prima tornata che riguarda l'altro aspetto non meno importante, che è quello del coinvolgimento nelle decisioni da parte delle comunità coinvolte. E quindi io ripasso la palla a Vivo, e in particolare ci sono un sacco di domande che sono arrivate sulla possibile sindrome NIMBY, come viene denominata questa opposizione che sembra a volte scaturire da, come vengono detto, da un rifiuto a priori. E in particolare l'altro elemento che è emerso dalle domande che ci sono state fatte è: sì, d'accordo, adesso c'è una fase di consultazione, ma se la Sardegna, che tra l'altro ogni caso ha fatto un referendum e ha escluso la volontà di avere scorie nel proprio territorio, ecco, se la Sardegna attraverso questa fase di consultazione, quindi l'arrivo di osservazione, dicesse che non è disponibile, quanto viene poi ascoltata le motivazioni, ascoltate le varie motivazioni che vengono a dire? Quindi Vivo, a te la palla sul metodo di partecipazione pubblica, se sta funzionando, quali sono i limiti e che cosa si dovrebbe fare. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io appunto sono lieto di essere qua, non sono un esperto di storie nucleari, mi sono occupato dei temi, diciamo, della partecipazione. Risponderò alle domande di Chiara in modo, spero, chiaro, poi vedremo se sono accette, però vorrei fare prima alcune considerazioni di tipo generale, perché altrimenti le parole che noi usiamo diventano poco significative, bisogna provare a fare bene. Quindi io mi accompagnerò con una presentazione, non è proprio una presentazione, una serie di appunti, di slide che prego mandare, quindi
dobbiamo andare all'inizio di questa presentazione. Devo dire io. Libro, si sente un po' maluccio. Si sente male? Mi provo a avvicinare. Allora. Mi sentite adesso? Meglio mi sembra. Prova a parlare. Allora, mi sentite? Sì, mi sembra di sì. Prova a parlare. Allora, dicevo, questo, questa presentazione ha diviso in due parti. Una, l'ultima, riguarda specificamente il processo di, chiamiamolo, consultazione relativo al deposito delle scorie radioattive, al deposito nazionale delle scorie radioattive, su cui appunto presenterò quelli che sono i limiti, i dubbi e i problemi. La parte iniziale invece volevo fare delle considerazioni di tipo generale, cercherò di essere rapido. Tre considerazioni preliminari. Intanto è importante contestualizzare il nostro dibattito nel momento in cui avviene e nel momento in cui questo dibattito non lo possiamo fare in presenza, lo stiamo facendo utilizzando una piattaforma di discussione online, di streaming, di webinar, eccetera, eccetera. E invece stiamo parlando di una cosa, di un mondo reale, il mondo reale dove c'è un territorio, dei luoghi. Come urbanista questa questo fatto mi sembra importante. Mi sembra importante perché in realtà quello che la pandemia ha mostrato, dal mio punto di vista, è l'estrema rilevanza degli spazi abitati dalle persone, quindi dei luoghi. Questo è estremamente importante, ci pensiamo, anche per ridisegnare i modi attraverso cui viene organizzata l'attività umana, da quella produttiva a quella dello svago. Teniamolo sullo sfondo questo ragionamento perché è estremamente importante. La seconda cosa mi riallaccia, la seconda considerazione mi riallaccia a quanto dicevamo poco fa, dicevate poco fa, e cioè la questione dei periodi, del breve e del lungo periodo. Bene, vi voglio raccontare brevemente, lo vedete qui, potete poi andarvela a cercare, è una bustina di Minerva di Umberto Eco. Bustina di Minerva di Umberto Eco, questa rubrica che lui teneva settimanalmente, in cui affrontava delle cose un po' curiose. In questa bustina di Minerva del 10 gennaio 2002, ricordando un suo collega importantissimo, un semiologo importantissimo, racconta questa vicenda che questa è la prima osservazione e questa è la seconda. Racconta questa vicenda. La vicenda è che l'ufficio per il contenimento delle scorie nucleari e domanda a Sebeok, che è questo professore uno dei massimi esperti di semiotica a livello mondiale, come dobbiamo fare per mantenere per depositi che possono durare centinaia o migliaia o decine di migliaia di anni informate le generazioni successive che lì c'è qualcosa e che cosa c'è. Come informare quei visitatori futuri che la zona è pericolosa? Quindi si evolve un aspetto di semiotica per dire, uè, come si fa? E la cosa straordinaria, molto bella, non vi racconto tutto, è che qualsiasi cosa si pensasse in una dimensione temporale così lunga diventava fragile, diventava difficile da gestire. Perché cambiavano i linguaggi, le lingue, perché cambiavano le modalità di comunicazione, perché potevano cambiare i codici. Proviamo a pensare, no, diciamo, come potrebbe essere il mondo tra 2000 anni, pensando come era 2000 anni fa, e quindi alla nostra capacità di decifrare quei codici, ma in un contesto in cui 2000 anni
nei tempi accelerati che noi viviamo, sono molto più accelerati. Che cosa voglio dire con questo ragionamento? Voglio dire che la questione dei periodi, della durata dei processi è estremamente importante. Tutti, e poi lo dirò brevemente dopo, abbiamo presente la sindrome cosiddetta NIMBY. Ma c'è un'altra sindrome che è meno usata, ma quella che viene chiamata NIMTO, dovrei dirla all'inglese, ma lo dico in italiano così ci capiamo, che vuol dire non nei tempi del mio mandato, not in my terms of office. Allora, la democrazia è complicata. La democrazia è complicata perché c'è una evidente sfasatura tra i tempi di rinnovo dei vertici di chi governa e i tempi attraverso cui certi processi vengono attivati. Provate a pensare a una grande opera. Questa di cui stiamo parlando è una grande opera. Richiede anni per essere decisa, e questo richiesto anni per essere decisa, ancora non è stata decisa, richiede anni, se non decenni, per essere realizzata, ha un tempo di gestione di anni, se non decenni, se non secoli, come in questo caso, e poi un tempo di smantellamento, che può durare anche. Quindi stiamo parlando di scale temporali completamente diverse da quelle del normale funzionamento di ogni sistema istituzionale. Questo è un problema serio da tenere in considerazione, perché è vero, si parlava prima delle scorie a media-alta intensità, quelle che hanno una durata in cui i depositi devono durare migliaia di anni. Si dice, adesso abbiamo deciso che ce ne sarà uno solo in Europa, porteremo le cose provvisoriamente qui, ma le porteremo là. Sappiamo di quale sarà l'assetto dell'Europa, dell'Unione Europea tra 20, 30, 40 anni, tra 10. E questo è un problema, diciamo, che ci mette di fronte, ci confronta con la necessità di un'estrema precauzione nelle scelte che facciamo e di una possibile modularità di queste scelte. Ma non tanto perché il provvisorio nel nostro paese rischia di diventare definitiva, perché possono cambiare le condizioni. E questa è la seconda considerazione preliminare. La terza considerazione preliminare è quella che io chiamo elogio del NIMBY. Allora, questa cosa che il NIMBY è sbagliata. Il NIMBY è buono potenzialmente, provvisoriamente, come punto di partenza. Che cosa è il NIMBY? È il fatto che uno dice: scusate, ma spiegatemi perché da me. E se voi andate indietro nel tempo, la prima critica che poi funzionò all'epoca del NIMBY fu quella di Plinio Agrippa, che raccontò ai plebei che avevano fatto la secessione che loro non avevano diritto a essere egoisti, perché invece i patrizi sì avevano diritto a esserlo. Allora, il partire da se stessi, il porre le proprie esigenze è un buon punto di partenza. Qual è il compito di una buona istituzione, di un'istituzione che governi i processi attraverso cui le diverse istanze si esprimono? È quella di essere capaci di comporle, cioè capaci di trovare soluzioni che vadano bene. E qui io uso sempre questa immagine, che forse i più giovani di voi non conosceranno, ma che spero qualcuno conosca, di due grandi protagonisti di una serie televisiva di qualche anno fa, che si chiama Dottor House, e lui appunto il Dottor House, e lei è Liza Cuddy. Che cosa hanno questi in comune? Intanto, che come si vede dallo sguardo, hanno un rapporto intenso, controverso ma intenso, poi che hanno ruoli molto diversi. House è un anarchico uno scienziato anarchico che ritiene, un medico che ritiene che l'esigenza specifica dei propri pazienti in quel momento, esattamente in quel secondo, è la cosa più importante del mondo, e se ne frega di quanto costa, di quanto non costa, di come deve essere organizzato, di quali sono le cose di lungo periodo. Lei, che è pure medico, è la dirigente invece
di questa clinica, di questo ospedale, che deve far tornare conti, che deve combinare esigenze diverse. Allora, questa dialettica è una dialettica positiva quando funziona. E non si chiede al dottor Raus di pensare a essere lui a risolvere i problemi di tutto l'ospedale, come non si chiede alla dottoressa Cardi di essere lei a portare le istanze di questa singola cosa. Questa dialettica, questa diciamo capacità da parte delle istituzioni di gestire i conflitti è estremamente importante. Queste sono le prime tre considerazioni preliminari. Brevemente, Chiara diceva partecipazione. In questo caso non stiamo parlando di partecipazione. Quello che vedete è una scala famosa proposta da molti anni fa, qualche decennio fa, in cui... Scusa, per... Enrico, non stai facendo andare avanti le slide. Come no? No, non stanno andando avanti. Prova a vedere, noi siamo ancora fermi alla schermata principale e quindi non stanno andando avanti. Non stanno prova andando avanti le slide? No. Andando avanti, prova a ricondividere lo schermo. Allora, provo a uscire. Un attimo, ragazzi, mentre Bibo sistema. Ecco, adesso siamo molto meglio. Sì, adesso vediamo la slide. Allora, giusto per ovviamente le puntate precedenti, questa era la schermata eco, in cui si vedono, va bene, vedete che scorrono? Adesso abbiamo il dottor Haus davanti a noi. Dottor Haus la cambi e poi adesso abbiamo questa questa scala famosa, la scala della partecipazione civica di Sherry-Arstein. Questa è la sulla destra, vedete la sua originale scala e vedete che lei divide le tecniche, le modalità di coinvolgimento dei cittadini in tre scale: non partecipazione, tokenism, che è un tema, è un concetto estremamente importante che non tratterò a lungo ma che accennerò, e il potere dei cittadini. Io ho proposto una piccola una modifica di questa scala ed è quella che vi voglio proporre. Allora, ci sono tre livelli in questa scala. Una è la falsa partecipazione. Stiamo parlando di manipolazione e propaganda. Posso dire con grande tranquillità e con la possibilità di dimostrarlo che la gran parte delle cosiddette partecipazioni che si fanno appartengono a questo tipo, manipolazione e propaganda. Poi c'è una seconda cosa che, come per la sindrome NIMBY, io non vedo come negativa, che si chiama costruzione del consenso. Questa costruzione del consenso è fatta di tre possibili gradini. Una è l'informazione. Un'informazione trasparente, completa, è una buonissima cosa, anche se non si dà parola a chi è informato. Ci sono le condizioni perché l'informazione sia una buona informazione, in particolare deve essere completa, estesa e comprensibile, ma tante altre cose. Poi c'è la consultazione ed è quello su cui noi siamo. Questa pratica che ci viene proposta sta dentro questa cosa della consultazione. Poi c'è la pacificazione, poi ci sono invece i tre gradini in cui si può parlare attivamente di partecipazione. Perché? Perché per poter parlare di partecipazione le persone coinvolte devono avere un ruolo nella decisione. Che non significa che devono essere loro a decidere, ma significa che il loro ruolo nel processo non è semplicemente di esprimere delle opinioni e di essere ascoltati, ma è anche quella di poter dire la loro nel processo decisionale, e quindi sono i tre gradini. Perché è importante questa... ecco, una parola sul tokenism, tokenism è una parola in cui questa è una manifestazione che... e contro il tokenism, non più tokenism attracts, dice quel cartello. Cioè, cosa dice il tokenism? Il tokenism è quello del, potremmo chiamarla in italiano, del contentino. Ci sono pochi neri in uno studio professionale di avvocati, ne assumiamo 5 perché così possiamo ogni volta che andiamo in giro
presentarne uno, no, no, qui i neri ci sono. Quindi il contentino è estremamente pericoloso nei processi di discussione pubblica o di partecipazione. Spero di avere chiarito perché se noi parliamo di partecipazione abbiamo una enorme serie di problemi, anche se parliamo di consultazione. Intanto chi la fa? Questa immagine in un altro film che forse non tutti voi riconoscono, che è Brutti, Sporchi e Cattivi. Questi personaggi che vivono, questi personaggi strani, questi cittadini immaginati che vivono in una baracca alle porte di Roma, è difficile coinvolgerli in un processo di consultazione, anche se il processo di consultazione consistesse nella bonifica dell'area in cui loro vivono. Quindi c'è un problema serissimo per quanto riguarda la partecipazione, ma anche per quanto riguarda la consultazione. E ce n'è un altro problema molto serio, che è che i conflitti, e qui potrei perdere molto tempo a discutere queste cose, non sono temi, anche questo è un film molto famoso, La guerra dei Rossi, che forse alcuni più meno giovani ricordano, ma che se non l'avete visto, vedetelo. Non sempre i conflitti hanno come motore principale la razionalità. Talvolta hanno dietro gli interessi e sono quelli più ardui, ma quelli più gestibili in qualche modo. Qualche volta hanno invece le emozioni, i risentimenti, eccetera, eccetera, sono difficili da gestire. Ma queste sono considerazioni molto difficili, molto complesse. Prima di andare nel dettaglio, magari lo potrei fare in un secondo passaggio, mi dirai tu, c'è una cosa interessante sulla questione dei conflitti. Qui, diciamo, quando c'è un dibattito pubblico, quando c'è una negoziazione, quando c'è una consultazione, quando c'è un processo di partecipazione, quando c'è un conflitto, ci sono punti di vista e interessi diversi. E c'è una casistica molto interessante che è stata proposta, qui stiamo parlando di 60 anni fa, da un sociologo canadese, non americano, il quale dice: guardate che i conflitti li possiamo definire in tre grosse categorie. Uno che si chiama fight, lotta. L'obiettivo di questo è fare del male all'avversario. Ricordate, poco fa vi parlavo dei conflitti irrazionali, eccetera, eccetera. Spesso i conflitti degenerano o si concretizzano in conflitti irriducibili. L'obiettivo è quello di nuocere all'avversario, fargli del male. L'altra modalità, che sembra apparentemente opposta, è quella di convincere l'avversario, quello che si chiama discussione, debate. Ora, convincere l'avversario e fargli del male, ucciderlo, nuocerli, tutto sommato sono molto diversi come modalità, ma hanno lo stesso obiettivo. Non tengono conto del fatto che l'avversario vuol continuare a esistere. In un caso non esiste più perché è stato messo in condizione di non nuocere, nell'altro non esiste perché è stato convinto. Mentre lui sostiene che esiste una modalità di conflitto, che è quella del game, in cui l'obiettivo è quello di convincere l'avversario o di nuocerli, ma è quello di superarlo, di far meglio di lui, di riuscire a trovare una composizione. Allora, il dibattito pubblico è più un game che un debate. E qui, se volete, entro nel dettaglio del dibattito pubblico, confrontando quella consultazione che siamo chiamati a fare con quello che invece è l'esempio più importante che esiste a livello europeo, che è quello del débat public in Francia. Il débat public in Francia è attivo dal 1995 e c'è una commissione nazionale del dibattito pubblico che dal 2002 è un'autorità amministrativa indipendente. Allora, io non sono un fanatico del débat public francese, c'è molto di ideologico, molte cose discutibili, ma quello è stato affrontato in maniera organica e seria il tema di come si fa una discussione pubblica. Le caratteristiche di questa discussione pubblica, potete qui vedere un esempio di come stanno sviluppando, questa è una delle
discussioni in essere attualmente nel sito del dibattito pubblico, e vedete i tempi, le modalità. E qual è la caratteristica del dibattito pubblico francese? Che ci sono delle regole molto ferme, che c'è un comitato indipendente, certo è di nomina pubblica, ma non è il soggetto che per la consultazione, non è l'attuatore del progetto, non può essere l'attuatore del progetto. È lo stesso Comitato Nazionale di Dibattito Pubblico, la cui composizione si può andare a vedere, è una composizione abbastanza variegata, in cui ci sono soggetti pubblici, ma anche una rappresentanza importante dei corpi sociali, degli ambientalisti, dei sindacati, degli imprenditori, degli enti locali, ed è quello che presidia la discussione pubblica. Una delle caratteristiche della discussione pubblica francese, del débat public, è quello che, quando viene attivata, si dice in modo esplicito, vedremo che questo è importante anche in Italia, si dice in modo esplicito come sarà tenuto in considerazione l'esito di quel dibattito pubblico. Quindi è una consultazione in cui a chi è consultato si dice non solo grazie per aver partecipato, si dice la tua partecipazione è stata utile per questa e quest'altra ragione. Questo è l'esempio, un riferimento a cui potremmo passare, perché esiste da molto tempo, perché sono state molte, perché in queste molte ce ne sono state alcune in cui l'esito del dibattito pubblico è stato quello di cancellare interamente il progetto. Parecchi, non la maggioranza, ma parecchi hanno presentato grandi modificazioni e molti hanno avuto modificazioni e compensazioni. Che cosa abbiamo invece nel nostro caso specifico? Nel nostro caso possibile, specifico, da quello che ho trovato io, questo è quello che Sogin, e qui un primo elemento critico, Sogin non è un soggetto indipendente, è un'impresa. Questa impresa sia pubblica o privata, per alcuni aspetti è molto rilevante, ma dal punto di vista, diciamo, del suo statuto, è un'impresa che gestisce la consultazione su progetti che lei attua. Questo rende un po' discutibile. Quindi questa è una consultazione pubblica, se voi la leggete non si capisce bene qual è l'esito poi di questa cosa, a cosa servirà. C'è un riferimento, dopo lo vedremo, alla direttiva numero 2 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe indicare questa cosa qua. Questo è il sito della consultazione pubblica. Faccio notare, se la vedete, che in tutta la cosa l'ultimo capitolo è benefici per il territorio. Ora, anche qui una cosa un po' strana che ci sia solo benefici, perché non si capisce perché se ci sono solo benefici uno deve fare tutto questo dibattito. Probabilmente ci sono cose e benefici, ci sono possibili benefici, possibili effetti negativi. Questo è il sito del deposito nazionale, questo è il modo attraverso cui ciascuno di noi può intervenire nel dibattito della consultazione, e quindi può iscriversi, sono iscritto e potete dare la vostra opinione, poi la vostra opinione vi diranno che l'hanno ricevuta, eccetera. Non si capisce se vi diranno che cosa hanno fatto. Vediamo il punto, diciamo. Quella direttiva del 2017, la numero 2 del 2017, dice questo: si raccomanda alle pubbliche amministrazioni di promuovere una maggior partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica come una fase essenziale dei processi decisionali. Al fine delle direttive, eccetera, eccetera, bisogna attenersi alle linee guida. Quindi questo è Marianna Maria, che il 31 maggio 2017 emana questa direttiva, che è il primo riferimento della consultazione proposta da Sogin. Questo è l'indice delle linee guida della consultazione pubblica, quindi in teoria quello a cui Sogin dovrebbe fare riferimento. Questa è un'introduzione, principi generali, e quelli sono i punti, ciascun punto poi è sviluppato. Non stiamo a leggerla tutta. Quindi in teoria
a quello fa riferimento. Però ci sono, diciamo, alcuni di questi punti che sono difficili da riscontrare nel processo di consultazione avviato da Sogin. L'amministrazione deve esplicitamente definire, lo dico le linee guida di cui vi ho appena fatto vedere l'indice, deve esplicitamente definire in anticipo come verrà considerato l'esito della consultazione, vale a dire se questo sarà vincolante per le scelte pubbliche o meno. E poi ci sono i quesiti formulati in una modalità neutra tale da non considerare i giudizi verso un esito predeterminato, la platea dei soggetti chiamati a partecipare alla situazione deve comprendere tutti i potenziali interessati, sia interessati direttamente che indirettamente, l'amministrazione della funzione della portata della consultazione accoglie i bisogni di tutti i categorie dei potenziali interessati e prevede misure per permettere la loro partecipazione e riconoscere il loro intrinseco di ogni contributo. Ecco, a una prima analisi non sembra che la consultazione avviata da Sogin corrisponda in modo abbastanza preciso a queste caratteristiche. Aggiungo che entro 15 giorni da quella data del 2017, dopo una data successiva, anzi in una data successiva del 2018, doveva essere nominata la commissione per il dibattito pubblico. Cioè, cosa succede? Succede che dopo questa cosa di guida, nel 2018 viene deciso che anche l'Italia avrà una commissione per il dibattito pubblico e che entro 15 giorni sarà nominata. Due anni e mezzo dopo viene nominata, quindi questi sono i tempi, bisogna sempre considerarla con un po' di attenzione, viene nominata, questa è la commissione che è stata nominata due giorni fa, il 30/12/2020. Nel 30/12/2020 c'è una commissione nazionale per il dibattito pubblico simile a quella francese, molto meno aperta, perché come vedete qui abbiamo solo rappresentanti dei ministeri e della conferenza unificata diciamo con gli enti locali, quindi rappresentanti un rappresentante delle regioni, uno dell'UPI e due dell'ANCI, non ci sono i soggetti sociali. No, diciamo, questo è, allora la domanda è, visto che questa commissione c'è, visto che si tratta di una decisione di estrema rilevanza, un'opera pubblica di estrema importanza sia come dimensione che come portata nella vita delle persone, perché la deve gestire un'impresa e non essere una delle... ecco, io mi fermerei in un momento qua. Benissimo, allora io adesso provo un po' a riepilogare quanto siamo detti anche per quelli che si sono collegati in ritardo, e in particolare quest'ultima fase sui metodi di partecipazione, un paio di cose mi hanno piuttosto colpito. Intanto quella slide in cui facevi vedere la differenza dei passaggi tra falsa partecipazione, consultazione e partecipazione, che è un qualcosa su cui bisognerebbe meditare in qualsiasi situazione, non solo per il nucleare, ma in tutti i processi di valutazione ambientale, di valutazione di impatto ambientale, di VIA, tutte le volte che coinvolge un territorio che subisce magari gli effetti negativi per un processo di effetti positivi su larga scala. E quindi secondo me c'è molto da riflettere su questo, e anche sul fatto che effettivamente noi qua siamo di fronte ad una consultazione di cui non si sa quanto terranno conto, gestita da un ente non terzo, quindi non autonomo, ma che fa parte del gioco. E stanno arrivando delle domande che adesso giro però a Fausto, perché stiamo ritornando sugli impatti diretti sul territorio. In particolare ci viene chiesto, le zone della Sardegna individuate come siti per lo stoccaggio sono localizzati principalmente nel territorio della Marmilla e del Medio Campidano. Questi territori sono oggi ad uso quasi esclusivo intensivo agricolo e pastorale e producono progetti di origine DOP come cereali, zootecniche, eccetera.
Si può immaginare il tipo di effetto che potrebbero avere lo stoccaggio in questi siti? Insomma, si parla di 600 ettari, perché non è soltanto il sito di stoccaggio, ma tutto l'apparato, come anche la famosa centro tecnologico che viene inserito all'interno del progetto come beneficio. E, sarebbe possibile continuare con il solito utilizzo del suolo irriguo? E invece una cosa che aggiungerei io, si fa mai una valutazione degli impatti cumulativi? Cioè, che cos'altro c'è nell'area a livello di possibili forme di inquinamento? E sempre Damiana parla per esempio di Fortei, l'ex miniera d'oro, c'è la zona del Sulcis che è un sito di interesse nazionale. Quindi abbiamo un'area che ha una valenza agricola, archeologica, come prima avevi detto Fausto, ma anche una forte pressione dal punto di vista dell'impatto ambientale di attività industriali spesso fallite e fatiscenti che hanno lasciato i loro resti sul territorio. Quindi tu che conosci tra l'altro molto bene quella zona, puoi darci qualche indicazione? Proviamo a chiarire qualcosa. Io ho la lista almeno la parte della lista delle domande. Qualcuno chiede quali formazioni geologiche si trovano quei materiali. A scorrere le schede e a conoscere i luoghi, stiamo parlando quasi sempre di formazioni terziarie e in particolare della formazione di Nurallao. Questo non costituisce di per sé un problema, anzi formazioni che se scelte luoghi che scelti nel modo idoneo sono appunto di per sé utilizzabili. Intanto non dimentichiamo una cosa, il sito è un sito superficiale. Non è previsto che vengano stoccati a una certa profondità da qualche parte, okay? Il sito è un sito superficiale, per cui saranno dei grossi casermoni in calcestruzzo che ospiteranno questi siluri con dentro i residui. Ora, noi abbiamo una marea di luoghi che sono già contaminati, ma se dovessi fare, ripeto, un ragionamento che già stavo facendo prima, la Sardegna è uno dei luoghi che per molti versi di per sé fisicamente non ha nessun problema a ospitare questi oggetti. I francesi, il loro sito, uno dei loro siti di custodia dei rifiuti, di deposito dei rifiuti, ce l'hanno in mezzo alle vigne, luoghi curatissimi come potrebbero essere le campagne del Chianti in Toscana. Similmente potremmo fare anche noi, non è detto che questo debba avvenire in Sardegna, potrebbe appunto avvenire nelle campagne del Chianti, perché no, tolto il fatto della sismicità. Qualcuno dice tra le domande, in Sardegna ben 2.343 km quadri di territorio sardo devono fare i conti con frane e alluvioni, il 9,7% della superficie. Questo è sbagliato. Sono molti di più i chilometri quadrati interessati da frane e inondazioni in Sardegna. Non il 9,7%, molti ma molti di più. Le informazioni che hanno utilizzato loro per posizionare i siti non sono né le più aggiornate e non dovevano utilizzare quelle informazioni, ma dovevano valutarle relativamente all'arco temporale per cui è prevista la vita del deposito. Se il deposito deve avere al massimo la possibilità dell'1% di incocciare nella sua vita con un evento franoso o un evento alluvionale, certo non sarà il piano di assetto idrogeologico della Sardegna a poterlo dire, perché valuta al massimo gli eventi con tempo di ritorno di 500 anni, ma si dovrebbe valutare come si fa per le dighe, il cosiddetto dam break, per il rischio di rottura di una diga, si dovrebbe valutare un tempo di ritorno tra i 6 e i 10.000 anni, cosa che in questo caso non è stato fatto. Ci si è fermati solamente a pericolosità
di livello marginale. E quali sono le peculiarità che contraddistinguono i 14 siti? Quelli di essere fuori dai criteri di esclusione e analizzati con le modalità soft, light, così come sono state utilizzate. Essendo un'isola, perché prenderla in considerazione? Perché diciamo che hanno preso in considerazione l'isola mettendola in terza fila nella selezione dei siti, soltanto in terza fila. Questo però potrebbe voler dire che se noi non sappiamo fare una voce sufficientemente grossa, la nostra terza fila potrebbe passare in seconda o addirittura in prima fila. Noi abbiamo l'abitudine di protestare ogni tanto in prima battuta, ma spesso di arrenderci in modo così. Da una parte per questioni numeriche, siamo soltanto la metà della popolazione di Roma, in 24.000 chilometri quadrati della Sardegna, seppur i siti, così come è chiesto, devono essere quanto più lontani dai centri abitati, qualcuno in qualche caso è andato a dire sì, vabbè, ma siamo a un chilometro e otto, a due chilometri da un centro abitato. Vi consiglio di andare a leggervi le schede passo per passo. L'unica cosa vi volevo giusto... in modo ironico, mostrarvi il sassolino di prima esposto alla luce ultravioletta, come si colora, per raccontarvi che i minerali radioattivi, che sono questi, che si colorano di azzurro, o meglio di verde fluorescente, sono presenti dappertutto, li abbiamo già. Ci viviamo, fanno parte della natura dei luoghi, ma non per questo è utile che aggiungiamo problemi ai problemi. Pur essendo per molti versi interessante un'attività di stoccaggio pensata come deposito geologico, cioè come pensano in altri luoghi, come pensano in Finlandia di schipare a 520 metri di profondità nel granito i loro rifiuti radioattivi in luoghi dove hanno fatto i conti che per 10.000 anni potranno essere tranquilli. A questo punto io parlo però di una mia esperienza, perché anni fa, stiamo parlando di una quindicina di anni fa, quando sì, stiamo parlando dell'epoca in cui si stava ripensando di tornare al nucleare, siamo andati a fare un sopralluogo nelle Yucca Mountain in Nevada per andare a vedere appunto il sito in costruzione come deposito unico di tutti gli Stati Uniti. È stata un'esperienza interessante perché con non poca fatica siamo riusciti a entrare nel buco, a parlare con i responsabili del DOE, del Dipartimento dell'Energia Elettrica Federale, ma anche a parlare con l'Università del Nevada, che ha curato gli studi geologici, con la popolazione degli indiani Paiute, che sarebbero stati i primi ad essere colpiti in caso di dispersione nucleare, nonché con gli avvocati che difendevano gli operai che avevano iniziato la costruzione del deposito di profondità in un sito che poi si è scoperto essere carico di amianto e quindi con problematiche legate appunto ad altri soldi. Che cosa è venuto fuori da questo dibattito e da questo sopralluogo? Intanto che tutti i dati che erano stati portati avanti per definire quel luogo un sito geologico sicuro, in realtà venivano a cadere con tutta una serie di osservazioni anche motivate e oggettive, e che praticamente il problema di eventuali percolazioni negli anni su materiali, perché stiamo parlando di materiale ad alta intensità, con variazioni di temperatura piuttosto imponenti, potevano effettivamente portare a un lesionamento. Lì ci sono emerse alla fine le ragioni per cui erano state scelte le Yucca Mountain, che erano regioni in realtà legate
al fatto che quello era un presidio militare, il luogo dove sono state fatte le prime sperimentazioni sul nucleare. Quindi, a differenza di quello che tu prima dicevi, Fausto, che fa parte dei criteri di esclusione, per gli Stati Uniti era un criterio invece importante, perché ricongiungendoci con quello che era detto vivo, cioè chi ce lo dice, chi è che può, chi è che ha un codice che può trasmettere le informazioni su quel sito per migliaia di anni? E lì ci dicevano, sono due possibili realtà, la religione o i militari, che possono tramandare di generazione in generazione le informazioni sul sito, perché i dischetti, il materiale informatico, tutto quello che può servire a tramandare si disperde. Mentre gli americani dicevano, finché ci sono gli americani, ci sono i militari. E quindi i militari sono coloro che possono proteggere il sito. Tra l'altro il sito era in un deserto, quindi il deserto del Nevada, era 100 miglia da Las Vegas, per dirvi dov'era. A girarci intorno rispetto al perimetro si implicava 4 giorni, bisognava portarsi le scorie di gasolio appresso, perché non c'erano pompe di benzina. E lì abbiamo avuto la possibilità di partecipare a degli incontri pubblici dei paesi che stavano nell'arco di qualche centinaio di chilometri, i quali protestavano perché si era già iniziato a costruire, quando siamo arrivati noi era anche abbastanza avanti, poi è stato bloccato. Si stava iniziando a costruire il sito senza aver fatto una valutazione di impatto ambientale delle problematiche legate al trasporto delle scorie da tutti gli Stati Uniti, da tutte le centrali presenti negli Stati Uniti. Quindi prima si costruisce il buco e poi si chiede come ce le porto. E questo è, penso, forse, dal punto di vista oggettivo, l'elemento che deve far pensare fortemente a scegliere un'isola, diciamo per la Sardegna, un'isola comunque, che per i parametri di scarsa popolazione, stabilità geologica, scarsa popolazione vuol dire che c'è meno rischio per la popolazione, ma anche perché la popolazione ha meno capacità di incisione sul territorio. Però il problema dei trasporti esiste, è un problema importantissimo. Trasporti per cui ci vuole una flotta dedicata, lungo linee legate al turismo, e poi ci vogliono sicuramente delle stazioni portuali di accoglienza delle scorie, sia dal porto di partenza che dal porto di arrivo, e poi conosciamo lo stato delle nostre strade. Quindi il problema del trasporto è un problema da guardare all'inizio prima di scegliere, non dopo che magari uno ha scelto. Volevo soffermarmi un attimo su come si sta muovendo la regione Sardegna dal punto di vista istituzionale. Abbiamo visto la scelta in campo di tutti i sindaci, molti sindaci, comunque sicuramente dei sindaci della Marmilla, che si sono riuniti, che stanno discutendo su questo problema, e della regione che ha impiegato un mese per costituire un comitato per cui sui giornali, per esempio, esce un articolo di questo tipo, scorie radioattive in Sardegna, ecco il comitato tecnico scientifico di Solina, per continuare a dire no. Questo per continuare a dire no, secondo me, è un errore anche di comunicazione. È chiaro che non credo ci siano molte persone in Sardegna che vogliono le scorie, però fare un comitato scientifico che deve dimostrare il no, ritorniamo al discorso, non devi dimostrare il no, tu devi guardare la cosa e vedere quali sono le ragioni per cui alla fine se è no, arrivi al no. Però se tu parti già dal presupposto che devi dire di no, il rischio è che tutto questo venga svilito dal punto di vista scientifico e propositivo. Non so se siete d'accordo, se qualcuno ha voglia intervenire su questa mia riflessione. Concordo. Assolutamente. Vivo, tu cosa ne pensi? No, perché appunto la io ho fatto fatica, io ci ho provato a entrare a capire esattamente qual è l'interlocuzione che so gentile. Allora, intanto io credo che sia positivo il fatto che ci sia una procedura, che ci sia una consultazione. Il problema è partendo da quanto la direttiva fa riferimento a questa presunzione, è
l'individuazione dei soggetti, non c'è un'individuazione dei soggetti. Allora, la regione c'entra o non c'entra? In realtà, entro certi limiti, c'entra, perché non, per tante ragioni evidentemente c'entra, ma il soggetto alla fine che decide sono i comuni, non le regioni, se non capisco male. Cioè, Sogin tratta con i comuni. Poi, questa cosa deve passare attraverso diversi... Quindi, faccio fatica a capire che cosa dovrebbe fare la regione. Sicuramente la regione dovrebbe rappresentare alla Sogin le molte ragioni che sembrano esserci, non entro nel merito di questo, ma che sembrano esserci per pensare che non è ragionevole dal punto di vista della scelta complessiva, non tanto degli aspetti. Nessuno può discutere che la Sardegna non sia sismica. La Sardegna non è sismica, non è vulcanica, un po' di acque termali ce le ha, ma comunque nessuno può discutere alcuni dati. Ma il problema è una questione di opportunità politico-storica territoriale. Secondo me è poco fine metterci la Sardegna nell'elenco dei siti possibili, tenendo conto di tante altre cose. Non è solo la logica ho già dato. Ora, è vero che c'è un bias nella proposta. La proposta dice, sembrerebbe che la consultazione, da come impostano la cosa, che la consultazione deve esserci. Mettetevi, che siete tutti qua che la volete, io vi consulto per capire a chi la do più facilmente questa cosa. Invece ci sono molte ragioni, in realtà moltissimi luoghi, moltissimi territori, moltissimi enti locali, anche se ci sono i benefici, se trattano e poi gli danno dei soldi eccetera eccetera, ci sono le ricadute occupazionali, in realtà non lo voglio, non c'è la corsa per volerlo. C'è razionalità o non razionalità in questo? Ci sono componenti? È difficile perché, ripeto, la scelta è una scelta complicata, non è una scelta. Allora, è importante individuare in astratto i punti che tecnicamente possono occupare. Questo è. Dopodiché, io non credo che ci siano molte cose da dire che non è il caso che si faccia in Sardegna. Penserei che uno dice guardate un po' intorno, cercate di capire un po' la storia di questa terra e fate a meno. C'è un altro aspetto che forse adesso non abbiamo messo in evidenza, che forse parla della dissidenza degli italiani, ma in particolare dei sardi, e che riguarda come vengono costruite le opere. Questo problema è meno sentito in paesi come la Svizzera, come la Germania, dove effettivamente le opere, cioè, non hanno quei problemi che hanno le nostre. Cioè, se andiamo a vedere la Porto Torres, cioè, che è una cattedrale nel deserto disfatta, si continua a parlare, la convertiamo in chimica verde, però ci vuole l'accordo per poter fare le bonifiche, allora c'è il ricatto, facciamo la chimica verde così facciamo le bonifiche, per cui chi ha inquinato in realtà viene quasi premiato. E se andiamo a vedere la storia industriale della Sardegna, parla soltanto di fallimenti, e se andiamo a vedere la storia d'Italia, non so se c'è un problema di inclusione mafiosa, se non siamo bravi a costruire, però il problema della dissidenza è un problema reale. Chi ce lo dice che viene fuori il famoso gioiellino di cui tutti parlano? C'era un articolo l'altro giorno su Unione Sarda, lo cito perché magari qualcuno di voi l'ha letto, è un'intervista a quello che viene considerato uno dei... vediamo un po', eccolo qua, uno dei più grandi esperti di centrali nucleari, di nucleare, che è Piero Risoluti, e praticamente questo Piero Risoluti, se volete poi dopo ve lo passo, parla del fatto che effettivamente lui vede soltanto dei benefici, e i comuni che accetteranno di ricevere sul proprio territorio delle centrali avranno tanti di quei soldi da lastrecarsi anche i pavimenti. Questa è la parola carina per dire questo, si chiama compensazione, e di fatto però il comune che riceve questa compensazione, perché ospita le scorie,
è avvantaggiato rispetto ai comuni limitrofi che non hanno questo vantaggio, ma che ne potrebbero avere gli svantaggi qualora ci fossero poi dei problemi di carattere tecnico di impatto ambientale. Per cui io penso che una diffidenza, come si dice, quando uno si è bruciato con l'olio caldo ha paura anche dello yogurt, è comprensibile. E un processo decisionale che io direi non siamo neanche nella fase di consultazione, siamo nella fase di falsa partecipazione più che di consultazione, perché le informazioni non sono così chiare. Questa storia del deposito temporaneo delle scorie ad alto potenziale è un qualcosa che non ha senso, per cui è chiaramente una falsa informazione. Non è chiaro appunto quanto verrà tenuto in considerazione le osservazioni che arriveranno dalle regioni coinvolte. Ricordiamoci che non c'è solo la Sardegna. A proposito, c'erano dei commenti che ho potuto vedere, in particolare uno che dice appunto ho già dato, oppure noi non abbiamo centrali nucleari in Sardegna, e in realtà saremmo anche indipendenti dal punto di vista energetico, visto che produciamo il 30% in più di energia di quella che ci serve, abbiamo anche dei problemi ad esportarla sul continente. Fausto dice che non è vero. Fausto agita la testa. Non mi spieghi perché. Dico che non è vero perché abbiamo il problema dello stoccarla e dell'uso, perché l'utilizzo non è contemporaneo alla produzione. Era quello che volevo dire. Noi ne produciamo di più come potenzialità, ma non abbiamo la possibilità di stoccarlo né di trasmetterlo in maniera efficiente in continente e in altre zone. Ora però, in realtà noi produciamo comunque scorie nucleari, quelle a bassa intensità, come gli ospedali, no? Quando noi andiamo in ospedale, facciamo delle tacche, cioè produciamo. Allora una domanda che io mi pongo, dal punto di vista delle scorie a bassa intensità, quelle per esempio che continuiamo a produrre e che produrremo con quelle a scogliere, non sarebbe più opportuno che ogni regione avesse il proprio sito di stoccaggio? Per quale motivo si è scelto un sito che tra l'altro è anche un po' irrazionale, cioè da tutte le regioni si deve convogliare materiale che al momento è tanto, ma poi che verrà prodotto lentamente da tutte le regioni. Secondo voi la scelta del deposito unico per scorie a bassa intensità ha un senso? Un deposito unico per molti versi ha una possibilità di gestione unitaria, non dispersiva, è possibile concentrare tutte le energie necessarie a vigilarlo. Mm-hmm. E normalmente il motivo per cui lo si fa è questo: 20 depositi in 20 regioni italiane sono 20 luoghi da controllare, sono 20 luoghi da vigilare, sono 20 luoghi che possono disperdere. Però in questo modo dovresti vigilare sui trasporti continui, quindi è un'altra tipologia di problema. Certo, certo. Il gioco ha i pro e i contro. Certo. Sì, hai pro e contro. Diciamo che dal punto di vista anche del rischio, il trasporto rappresenta sicuramente un elemento di rischio. Io punterei un attimo sull'analizzare questo. Se dobbiamo fare delle osservazioni sui pro e sui contro. Io non lo so, proprio non lo so. Nel senso che quello che ci dicono, e che io non ho ragione di non ritenere in questo caso vero, è che è una decisione presa anche a livello europeo, che un paese abbia un suo sito. Dietro ci saranno le considerazioni che faceva Fausto, sono ragionevoli, come sono ragionevoli le tue, avranno valutato. Diciamo che sembra, io da quello che so io, però ripeto, non ho una competenza su questo, che questa sia una scelta già fatta, che ce ne sia uno solo, che non sia oggetto di discussione, cioè che nessuno dica no, ne vogliamo fare N, poi 20, 10 macro regioni, gruppi, eccetera, eccetera, questo è un altro. Forse è una cosa che
può essere discussa, però non ho le competenze per dire. Allora, il punto di partenza di questa consultazione, se vogliamo fare consultazione, è stato deciso da qualcuno che poteva farlo che ci sarà un unico deposito a livello nazionale. Dove lo mettiamo? Allora, per che fin qui funziona. Per metterlo individuiamo dei criteri. Questi criteri sono quelli che ci ha raccontato prima il collega Pagni e forse non sono stati, questo è un punto estremamente importante, ma che viene fuori da un aspetto anche metodologico, non sono stati fatti i necessari rilievi per tutti questi criteri e forse non sono stati considerati anche altri criteri che avrebbero potuto influenzare la scelta, non tanto da un punto di vista della sicurezza, ma dal punto di vista delle condizioni e delle caratteristiche dei territori. Comunque è stata fatta questa, perché non mi piace come è stata fatta, perché l'ha fatta lo stesso soggetto che poi deve realizzare l'operazione. Diciamo, sarebbe stato importante che questa fase di, mettiamo che la decisione di fare uno solo sia fatta, ma questa fase di individuazione delle alternative è stata fatta un soggetto, no, in qualche modo non legato alla realizzazione dell'opera, alla sua progettazione, e forse fatta quella sì anche con il coinvolgimento dei soggetti locali. Chi conosce meglio il territorio dei sindaci o degli amministratori dei diversi comuni, degli abitanti, questa scelta, diciamo, questo elenco di posti poteva essere diverso, poteva tenere conto di altri criteri. Ed era importante che secondo me fosse stato fatto non dall'azienda che realizza questa cosa. Poi c'è quest'altra considerazione. A me l'idea che qualcuno viene a dirmi, guarda, hai solo vantaggi dal fare una cosa. Penso che sono io qua che sto dicendo che non mi piace. Mi sembra una cosa che mi dicono tu sei un imbecille, no? Perché questo è un aspetto molto importante dal punto di vista comunicativo. Dal punto di vista comunicativo, è vero che molti di noi, la stragrande maggioranza delle persone, ne sa meno di scienziati e ne sa meno degli esperti. È vero, è giusto che riconoscere che ne sanno di più loro, ma la domanda è: se io esprimo un'obiezione, rispondi nel merito dell'obiezione, non mi dire ma no, fai solo vantaggi, perché non mi dai conto dei problemi. Saranno problemi irrazionali, ma c'è una evidente intenzione manipolativa, no? Non è vero, cioè quando mi si dice di fare qualcosa che in qualche modo rappresenta un disagio, una cosa, è molto più onesto dire guarda, ci sono questi problemi, ci sono queste difficoltà, proprio perché ciò non ti dà una compensazione, perché altrimenti cosa devi compensare? Se fa solo che bene, perché mi devi compensare? No? Allora, c'è un problema, ma questo è evidente in questo come in tanti altri presunti processi di consultazione, che o il soggetto che propone la consultazione è onesto e viene riconosciuto come onesto da tutti quelli che partecipano. Onesto significa non dal punto di vista penale, ma neutrale, come ci richiede le stesse linee guida, oppure non funziona, quel processo è già destinato a mantenere le persone esattamente nelle stesse posizioni che abbiamo visto, esattamente le stesse. Quindi la mia opinione su questo processo di consultazione è che sì, non è intanto una consultazione, questo lo dico anche loro, si chiama consultazione, ma non compie neanche quelle linee guida pur discutibili, a mio avviso. Cioè, io non sono convinto che quelle linee guida e quei meccanismi del débat public francese siano i migliori possibili, ma neanche quelli. E quindi, secondo me, è destinata a un totale fallimento. E quindi sta molto nell'idea del far finta, sta molto nell'idea del tokenismo, più che nell'idea della consultazione seria e onesta. Una nota veloce. Sogin è una società privata, è un SPA, ma sì. Sogin nasce
come società del gruppo Enel, e viene le sue azioni, dopo che è stata incaricata della decontaminazione dei siti delle centrali, le sue azioni vengono trasferite al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi è a tutti gli effetti un organo dello Stato, gestito come una società di diritto privato. Un SPA, un SPA. Sì, sì, sto dicendo, è una parte dello Stato gestita come braccio operativo, come società per azioni. L'aspetto particolare, a parte avere come indirizzo fondamentale la dismissione di impianti nucleari, la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti, ha un fatturato di 195 milioni di euro nel 2016 e ha un utile di 1,4 milioni di euro. Mi scappa un sorriso a pensare che qualcuno che ha come obiettivo solo e semplicemente quello di mettere in sicurezza i siti per suo target, per suo oggetto societario, per mandato dello Stato, tant'è che quasi sempre è sotto commissariamento, passa da un commissariamento all'altro, che questo oggetto debba fare utili. Questo mi incuriosisce moltissimo. Mi fermo qui. Beh, diciamo che la differenza tra un'attività pur a totale azionariato pubblico, le azioni sono possedute dal Ministero, la differenza tra la società e un'autorità indipendente è una differenza fondamentale. L'autorità indipendente non ha niente da guadagnare, né direttamente né indirettamente, dalla realizzazione di quell'opera in quel modo, in quel posto. Una SPA può avercelo, anche se sono irreprensibili. È sbagliato. Cioè, io mi aspetterei che questa discussione pubblica, visto che hanno nominato il 30 dicembre, appena stata installata, una Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico, sia gestita direttamente da quella dalla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico, e che siano loro a riproporla in piena aderenza alle linee guida, in cui un punto fondamentale è che mi devi dire che cosa ne farai della mia opinione. Questo è un elemento. Io lo vedo a te in casa tua a discutere. Sì, se mi invito a cena va bene, ma almeno so che lì il guadagno è l'invito a cena o godere della tua compagnia. Ma se no, perché dovrei discutere? Cioè, alla fine di questa cosa, riceverai una medaglia oppure ti risponderemo punto per punto. Io ho visto alcune delle risposte date dalla commissione francese, sono molto dettagliate, molto articolate. Possono discutere, non sono un sostenitore di quella modalità, ma quella modalità è una modalità che ha certe caratteristiche e certi requisiti. Questa non ce l'ha, purtroppo. Guardate, cioè io, a meno che non mi sia sfuggito, ma se è sfuggito a me, che sono anziano, laureato, ex professore universitario, mi occupo di queste cose da molti anni, pensate cosa può. Se la presentazione delle cose, io l'ho letta attentamente, quella è la consultazione, quello è l'avviso pubblico. Leggetevi l'avviso pubblico e scoprite che vengo chiamato a consultare. Allora, ci sono, devo girare una domanda, questa volta sempre di carattere geologico, secondo me, da un certo punto di vista, che è: come mai i francesi non portano le scorie in Corsica? Cosa ne pensi, Salto? Diciamo che la gran parte della Francia ha dei luoghi assolutamente sicuri al suo interno e ha una sismicità abbastanza bassa. La Sardegna è più simile alla Francia del Massif Central, di quanto non lo sia l'Italia. L'Italia è di vita recente, è ancora in evoluzione. Il nucleo centrale della Francia è un oggetto antico come la Sardegna, difatti noi siamo figli di quella parte di continente europeo, non certo figli dell'Italia.
Questo è il motivo perché per certi versi la Sardegna è il posto più tranquillo in Italia sotto certi aspetti. In Francia non hanno bisogno di portare le scorie in Corsica per avere un sito sismicamente tranquillo e geologicamente tranquillo. Ok, poi qui ci sono vari quesiti sulla questione della produzione delle scorie a bassa intensità. Per esempio una domanda è: quali sono i numeri in gioco riguardo la produzione ospedaliera in Sardegna di scorie a bassa intensità, soprattutto in rapporto a quelle prodotte nelle altre regioni, che fanno molto per diagnostica e trattamento rispetto a noi? Quindi la domanda è: perché non dovrebbero prediligere il trasporto fuori dalla Sardegna rispetto al trasporto per la Sardegna? Che non siamo già stati tarantolati abbastanza? Quindi il concetto dice: noi ne produciamo poca. Quindi in realtà quello che si muoverebbe da qua è, in realtà io continuo a dire che noi quello che produciamo potremmo anche cercare di trattarcelo qua. Ma questo è un mio punto di vista. E un'altra domanda è: si potrebbe gestire le scorie a bassa attività in Sicilia e Sardegna, evitando così la pericolosità dei trasporti da mare dai per le isole, e costituire un unico centro nella penisola per le regioni distanti? Però si ritorna al discorso che la decisione ormai del sito unico è una decisione che è stata presa a scala europea, per cui ogni stato membro deve individuare un sito unico. Quindi questo siamo ormai, credo, in una fase, poi magari tante cose possono cambiare, ma credo che siamo in una fase in cui questo tipo di decisioni, la decisione metodologica è già stata presa. Non saprei che aggiungere. Diciamo che il problema non sono le scorie che man mano andiamo a produrre adesso nel tempo, sono tutto quello che abbiamo accumulato fino adesso in gran parte. Stiamo migliorando sempre di più nella capacità di gestione delle fonti radioattive per le attività medicali e per le attività di tecnologiche, di meccanica e via dicendo. Per cui, ripeto, il problema non è tanto quello, quanto il fatto che scontiamo ciò che abbiamo accumulato fino ad oggi, in gran parte. Questa è la parte più importante. Poi, probabilmente, e questo lo dico così a pelle, ognuno potrebbe tenersi quello che produce da questo momento in poi. Mi viene da pensare che sia una cosa abbastanza semplice o che sia talmente minimale da poter essere fatta viaggiare una volta ogni anno, una volta ogni paio d'anni, in un contenitore di dimensioni assolutamente limitate, perché fonti radiologiche per fini medici e fonti radiologiche per fini, come stiamo dicendo, meccanici, radiografie di saldature e via dicendo, non penso che andiamo a produrne un quantitativo così grande, che sia la Sardegna, che ha poche attività, che sia la Sicilia, e quindi ognuno potrebbe forse tenerle anche a casa sua. C'era un altro elemento che tu hai toccato all'inizio e che comunque rientra anche in altre domande rispetto alla questione del rischio frane, ma anche del rischio idrogeologico, no? E se uno sovrappone la scelta dei siti, no? La perimetrazione dei siti con il piano di assetto idrogeologico, comunque i comuni sanno benissimo che è stato studiato con una lente di ingrandimento non così precisa, no? Quello che accade in un comune, cioè i vari comuni avrebbero dovuto rivedere il PAI alla luce della conoscenza del territorio, quindi con una scala di dettaglio più precisa. Ecco, andando a sovrapporre comunque la scelta dei siti con la conoscenza storica, con i dati che abbiamo dal punto di vista alluvionale, quelle aree come sono? Intanto non ce l'abbiamo l'informazione completa, per cui possiamo parlare di moltissimi dei luoghi, possiamo parlarne soltanto a pelle. Posso dirvi semplicemente che una parte del sito in comune di Segariu sta in una zona depressa che è un ex palude interna. Ciò vuol dire che
con un tempo di ritorno di 200 anni, di 300 anni, di 500 anni, è un luogo che tende a inondarsi, a priori. Non ho bisogno di fare particolari ragionamenti, per cui avrei evitato di posizionare una parte dell'areale in una zona depressa. Così lo sono anche alcuni dei siti della Marmilla che sono stati scelti. Ma, ripeto, i documenti accessibili in rete o accessibili a chiunque in modo epidermico non sono tali da essere esaustivi. Ha una formazione. Aiuto. Ecco, Fausto, ti abbiamo perso. Mi hanno sganciato, era una telefonata in arrivo. Ci sono ancora? Dicevo, la ricerca del sito avrebbe dovuto farsi precedere da un approfondimento a livello necessario delle informazioni sulle problematiche idrogeologiche, quindi alluvioni e frane. Hanno preso quelle che ci sono, non bastano. Quindi ci sarebbe da dire che intanto hanno allarmato la popolazione, magari un allarme è stato eccessivo, per cui alcune aree veramente poi andranno comunque escluse per le caratteristiche intrinseche dei luoghi. Sì. E quindi si è in realtà anche da questo punto di vista squalificato un po' il percorso di individuazione dei siti. Viene da pensare che c'è poco da fidarsi se si utilizza un metodo così superficiale per provare a identificare delle aree. Tra l'altro, se ben ricordo, questa cartografia, questa mappa dei siti era già pronta nel 2015, è rimasta in un cassetto per 5 anni, mi sbaglio? Non sbagli. Sto cercando una mappa che ho fatto di quello che è il conosciuto sui siti di pericolosità idraulica e di frana, non tanto conosciuto perché in rete non c'è, ma conosciuto perché lavorandoci ho materiali a disposizione che non sono di accesso ecumenico, tra virgolette, nel senso che bisogna andare a cercarli per averli. Solo un secondo. Dovrei riuscirci. Ecco qua. Allora. Tavola siti idonei. Vediamo se questa è quella giusta. Perché scaturiscono, eccolo qua, io vi mostro un unico esempio eclatante che è questo qui, lo faccio in questo modo, ditemi se vedete perché io non vedo il tutto, ma la chiave sta qui. Questo limite che voi vedete è stato definito perché, siccome il PAE qui ha mappato un rettangolo e la mappa è stata fatta su un solo rettangolo, loro hanno definito il sito appoggiandosi a quello. Questa è un'area HG1, che potrebbe non avere... Abbassano, ecco, bravo, che potrebbe non avere particolari problemi, e loro, il sito, lo hanno brutalmente limitato facendolo sbattere sulla mappatura dell'H1. Quindi, quando ho visto questo mi sono cadute le braccia, appunto. Quindi hanno detto lì è zona H1, quindi noi ci fermiamo qui, l'altra zona non è H1, esatto. Piccolo particolare, la pericolosità non finisce qui, è stata investigata solo fin qui. Ecco. Per cui il loro compito era quello di investigare il resto. Capito. C'è poco da fidarsi, insomma, se vengono scelte in questo modo. Punto. Punto. Quindi in realtà non saprei cosa aggiungere o cosa togliere. Sono rimasto sconfortato da questa carta.
Beh, perché mostra effettivamente un livello di indagine talmente preliminare, che diciamo che in questi 5 anni ma potevano anche impegnarsi un po' di più a delle verifiche più attente. Adesso è arrivata un'altra domanda, però faccio fatica a interpretare, è come si può riabilitare un territorio che ha ospitato scorie? Penso che per riabilitare si intenda, non so, bonificare dopo aver ospitato delle scorie, però no, qui se ne parla tra qualche centinaio di anni e se le scorie non hanno avuto delle perdite non c'è da bonificare. Il problema è se le scorie, se c'è stata una trasudazione e una contaminazione. Dal punto di vista tecnico, quello che ci tendono a volerci assicurare è che sono 4 strati di sarcofago dentro le quali vengono sigillate le scorie, sono sufficienti per garantire una totale separazione dall'ambiente circostante della radioattività. Quindi, dopodiché, io penso che le scorie poi rimangono lì, non è che poi vengono, cioè una volta che sono decadute, però lo sapranno qualche centinaio di anni, rimangono lì all'interno di sarcofagi di cemento armato e altri materiali in più strati. Sì. Ragazzi, siamo qui da io direi che insomma questa puntata sul nucleare è stata abbastanza coinvolgente e sono curiosa di vedere quali saranno le osservazioni che arriveranno da parte della regione Sardegna, non solo regione Sardegna istituzione, ma credo che ci siano diverse altre realtà come naturalmente le associazioni ambientaliste, ma anche i singoli comuni. Mi interesserebbe molto sentire quei singoli comuni, ma mi piacerebbe anche andare a leggere le osservazioni delle altre regioni coinvolte, perché il problema è un problema di tutta l'Italia e alcune regioni hanno le caratteristiche che le rendono candidate rispetto ad altre, che hanno però altre rogne, insomma, chi abita in zona sismica ha altre tipologie di problemi. Sarebbe molto interessante andare a leggersi le osservazioni che arriveranno tra un mese delle regioni coinvolte, per vedere quanti punti in comune ci sono e quali sono le ragioni dell'altro per dire da me no. Come noi diciamo da me no, vorremmo sapere quali sono le ragioni dell'altro per capire, insomma, se sono attendibili come quelle che crediamo siano quelle della nostra terra. E allora io direi che a questo punto possiamo salutarci, i ragazzi tornano, ecco qui che ci abbiamo, ciao Eleonora, ciao, buonasera, eravate dietro le quinte in questo studio immaginario. Io il ringraziamento grande lo faccio in particolare ai ragazzi, che sono veramente il nostro futuro con questa forza, questa voglia di mettersi in discussione e di discutere anche di questioni un po' spinose come questa, per cui era un tema abbastanza caldo, l'abbiamo visto anche dai commenti, quindi cercare di mantenere un equilibrio non è stato facile, ogni tanto si facevano dei salti in avanti per poi tornare indietro. Spero, ragazzi, che abbiamo soddisfatto le vostre esigenze, quello che voi vi aspettavate da noi. Ringrazio naturalmente Fausto e Bibo per la loro generosità e partecipazione. E se poi arriveranno altre domande, giratecele e magari studieremo. Comunque studierò quante cose produciamo noi come Sardegna, perché è un quesito che è interessante a cui rispondere. Sono curioso anch'io, andrò a verificare. Se fai prima tu, distribuisci la poi lo mandiamo ai ragazzi che magari lo possono pubblicare da qualche parte, perché è un quesito importante quante scorie produciamo. D'accordo? Allora, facciamo, salutiamo. Grazie della pazienza a tutti. Grazie a tutti. Allora, vi ringraziamo tutti. Grazie ai nostri relatori, il dottor Fausto Pani e il professor Arnaldo Cecchini, per la loro disponibilità fin da subito alla partecipazione di questo webinar. Grazie anche alla nostra moderatrice, la professoressa Rosnati. Vi ringraziamo per aver risposto con professionalità a tutte le nostre domande e anche a quelle dei nostri spettatori.
Perciò ringraziamo anche tutti gli spettatori che hanno partecipato con interesse a questo seminario, che ha avuto un tema così sentito in questo periodo. Speriamo di coinvolgervi anche ai prossimi incontri. Prima di salutarci, poi vorremmo approfittarne per ricordarvi che la prossima settimana, mercoledì 10 febbraio, l'Associazione Auspadova organizzerà un webinar dal titolo Esperienze di ricerca e monitoraggio dei tetraloni di alpini, a cura del dottor Alessandro Forti. Anche questo webinar sarà visibile sulla pagina Facebook di Auspadova. Grazie ancora a tutti e a presto. A presto, grazie a voi. Grazie, arrivederci.